Ciao a tutti ragazzi, sono Altair The Legend e benvenuti in questo primo episodio della serie chiamata Skyrim Mods. Appunto in questa serie vi parlerò di quelle mod che potranno rendere l'esperienza videoludica di Skyrim molto più divertente, realistica ed immersiva. Le mod che oggi prenderemo in considerazione saranno appunto la Zombie Apocalypse, la Dark Race, la Monster Mod e l'Imaginator. Senza troppo indugiare, iniziamo subito con la prima mod. Da come si può ben dedurre dallo stesso nome, la Zombie Apocalypse è una mod che va ad implementare nel mondo di Skyrim una marea, un'infinità di orde di zombie. Durante il gameplay, infatti, che voi vi trovate in una cittadina, in una valle, in un qualsiasi luogo di Skyrim, sarà sempre possibile essere attaccati dagli zombie o dagli infetti, soprattutto di notte. La consiglio a tutti coloro che vorranno uscire fuori dalla solita routine di Skyrim e rendere lo stile di gioco più pauroso e tenebroso. Ovviamente questa mod rende meglio con i PC più performanti se non si vuole avere, a causa del grande numero di zombie, dei notevoli cali di FPS. La seconda mod che tratterò oggi sarà appunto, per rimanere a tema con la mod precedente, la Dark Race. Questa mod va ad aggiungere 5 nuove razze al nostro personaggio, ovvero il demone, il serpente, la maga, il non morto e il vampiro. Voglio ricordare che queste 5 razze sono state sviluppate per il personaggio femminile. In qualsiasi momento del gioco, se volete cambiare la razza del vostro personaggio, basterà inserire nella console del gioco il comando che appare nelle annotazioni del video e in questa maniera sarà possibile cambiare l'aspetto del vostro personaggio a vostro piacimento. La terza mod è la Monster Mod. Per lo specifico sono due mod chiamate Skyrim Monster Mod e Skyrim Scary Monster. Entrambe hanno la stessa funzione, ovvero quella di aggiungere nel mondo di Skyrim nuove creature. Ci sono oltre 100 creature da scoprire durante l'esplorazione delle vaste terre di Skyrim, tra cui anche nuovi tipi di drago. Con questa mod è stato cercato di creare un'esperienza di combattimento diversa, rimanendo nei limiti del gioco. L'aspetto stupefacente di questa mod è il modo in cui è stata sviluppata. Infatti sarà possibile incontrare sempre diversi nemici per tutto il tempo e incontrare creature che già conoscevamo con texture diverse. La quarta mod è la Imaginator, uno strumento di modifica delle immagini che si può utilizzare attraverso un incantesimo. Permette di poter modificare a proprio piacimento gli elementi visivi come la luminosità, il contrasto, la saturazione, la luminosità del cielo, il bloom e la tinta. In questa maniera sarà possibile mescolare i vari effetti visivi per ottenere quello che più ci aggrada. Successivamente sarà possibile disattivare tutti gli effetti dal menu principale, oppure si potrà modificare ogni effetto visivo separatamente. Come di consueto, se il video fosse stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un voto e un commento ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete interessati, mi potete aggiungere su Facebook, Steam o Xfire. E con questo è tutto e alla prossima! Ciao ragazzi!